Amici di Onda Libera, siamo a Fano, nella sede dell'Emporio dell'Altra Economia, gestita da Gerico, dalla cooperativa sociale Gerico. E siamo con Andrea Ceccarelli, presidente della cooperativa Gerico. Parlaci un po' dell'attività di Gerico, dell'Emporio dell'Altra Economia. Sì, Gerico è una cooperativa sociale di tipo B, vuol dire che inserisce persone con disagio psichico nelle varie attività che fa. Le attività principali sono due, una è la raccolta differenziata, l'altra invece è la gestione del negozio che si chiama Emporio E e tutti i progetti annessi. Allora, il negozio è nato con mettendo in rete una quarantina di aziende locali per promuovere quindi la filiera corta, perché ci sono dei produttori biologici, quindi per promuovere il biologico, per promuovere i prodotti equo e solidali e chiaramente anche la cooperazione sociale. Ormai a gennaio saranno 5 anni che è aperto, però l'Emporio non è solo un punto vendita, è un progetto in continua elaborazione, perché siamo andati nelle scuole a promuovere l'ecosostenibilità, siamo nelle scuole a promuovere l'ecosostenibilità, siamo dentro un progetto grazie ai fondi dell'8x1000 della Caritas per evitare il non spreco del cibo e quindi mettere in rete tutte le varie realtà, quindi anche le Caritas parrocchiali che si occupano di aiuto agli ultimi, ai poveri. Oggi siamo invece in uno spazio nuovo, perché questo è un capannone che è a fianco il negozio, a fianco la nostra sede. Quindi questo vuol dire che sono progetti nuovi in corso? Sì, ci sono tante idee che cerchiamo di sviluppare. Questo oggi è stato un momento per aprire questo spazio chiamato Spazio E ai clienti dell'Emporio, ai nostri produttori. Quindi oggi è un momento di incontro tra la cooperazione sociale, i clienti, i produttori, dove mettere insieme delle idee per poter far sì che il progetto Emporio si espanda in qualche modo. Qui si possono fare attività per i bambini, infatti oggi ci sono delle attività che vengono svolte, si può pensare a momenti di stare insieme e pensare a un futuro insieme, una specie di co-working, si possono pensare a degli spazi per dei professionisti che possono dare delle consulenze, comunque è tutto un processo che è in moto e volevamo condividere, insomma. Quindi diciamo è una nuova economia che sta avanzando e che sicuramente avrà un futuro, perché i progetti che avete messo in campo sono veramente importanti. Sì, ci stiamo rendendo conto che essendo partiti ormai da 5 anni, oggi si sono veramente maturati i tempi per far sì che si cambi di passo come scelte di modalità di fare economia. L'economia precedente, quella consumistica, capitalistica, chiaramente fallita, non lo dice Andrea o... No, ormai è un dato di fatto. Lo dicono noti economisti, dei sociologi, per cui è così. Noi abbiamo messo tutte le nostre energie, le stiamo mettendo a un sistema nuovo che si basi sulla fiducia, si basi sull'attenzione all'essere umano, al prossimo, all'ambiente, e queste sono tematiche che adesso anche chi non si è mai avvicinato, diciamo amministratori o pensatori, ritengono importantissime da portare avanti, insomma. Bene, grazie e complimenti per questa attività veramente ottima. E poi ottimo cibo. Andiamo al caffè equo solidale allora adesso.